Abbiamo un altro professionista che per la verità è un professionista da pochissimi anni, sto parlando di una storia veramente unica. Lui si chiama Francesco Manuto, è un pizzaiolo da 3 anni, facevi tutt'altro mestiere, eri un autista, guidavi i tuoi camion, i tuoi furgoni. Però avevi una passione, stressare tua moglie in cucina. Anche. È vero? Tua moglie non ce l'ha fatta più, ha detto: senti, fanne una professione, levati dai piedi, vai in pizzeria. Però si è data la zappa sui piedi perché anche lei è dietro il bancone con te. Quindi è una coppizzaiola insieme a te. Sì. E quindi fate questa cosa proprio insieme. Dalla mattina alla sera. Com'è averla tutto il giorno e poi anche a casa? La mattina non ce l'ho. Ah, la mattina non c'è, per fortuna. Lei si prende la mattinata libera, sì. Ok. Mentre tu sei lì che fai gli impasti. E io presento la tua pizza che si chiama Un tuffo nel verde. Sì. Perché la tua pizza è formata da mozzarella, crema di piselli, sì, e carciofi, oltre al salmone. Carciofi al salmone, tra l'altro, vedremo, è una cosa che va tutta insieme in una sorta di bouquet, mi pare di aver capito. Sì, sì. Questo è un impasto di 96 ore. 96 ore, cioè nel di senso maturazione. Hai una pizzeria tua, tra l'altro, sì, una pizzeria da sporto, sì, che guarda caso, visto il baffo, naturalmente non poteva chi chiamarsi, Pizzeria Zorro, sì, a Palese, provincia di Bari. Senti, di la verità, chi è più brava, tu o tua moglie? Sempre la donna è più brava. Sempre la donna, tra l'altro lei è più pulita, tu fai un macello, sì, come lei, lei pulisce. E beh, chiaro. Tra l'altro la vedo che ti sta fotografando. Altrimenti l'importante? Che mi fotografa, altrimenti la licenzio. Ah, ecco, beh, tu la licenzi. Sappiamo già chi comanda a casa tua. Cioè tu hai cambiato radicalmente la tua vita a quanti anni? 45. 45 anni? Sì. Questo credo sia un bel esempio anche per chi ti vedrà. Ho fatto corsi nel web perché... di scuola italiana, pizzaioli, barman, perché la mia attività è iniziata dal bar, bar pizzeria. Dico ai miei zorrini, sono dei zorro, di votarmi. Ai tuoi zorrini? Ai miei zorrini. Ai tuoi zorrini? Al mio... Quindi una Z? Sì. Facciamo una Z. Solo che ho dimenticato la spada. Te lo scrivi nella tua pizzeria, votatemi, ah, YouTube. Per sì. Ti ringraziamo, grazie. Ciao e in bocca al lupo.